La seconda guerra mondiale si concluse con la sconfitta della Germania e la sua resa incondizionata alle forze alleate, che, nella conferenza di Potsdam, si divisero il paese. La Germania fu quindi suddivisa in quattro zone di occupazione, amministrate da Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. E lo stesso accadde con la città di Berlino, che di fatto si ritrovò suddivisa tra Est e Ovest. Inizialmente la circolazione dei cittadini delle due Berlino era consentita, ma le enormi differenze delle condizioni di vita portarono migliaia di persone a riversarsi nella parte occidentale. Anche a causa dell'inasprirsi della guerra fredda, i movimenti vennero limitati. Il confine nel 1952 venne chiuso. Questo non fu sufficiente a fermare l'esodo e il 13 agosto 1961 iniziò la costruzione del muro. Nel 1985 Gorbaciov diventa segretario del Partito Comunista in Russia ed inizia un programma di riforme e trasparenza che porterà alla restituzione della sovranità ai paesi del blocco orientale. Mr. Gorbaciov, tear down this wall. Il 23 agosto 1989 l'Ungheria rimuove le sue restrizioni al confine con l'Austria. È questo il primo segnale di trasformazione. Cominciano le dimostrazioni di massa contro il governo della Germania Est. È l'inizio della fine. Il 9 novembre 1989 viene convocata una conferenza stampa per annunciare l'apertura del confine con Berlino Ovest. Improvvisamente decine di migliaia di berlinesi dell'Est si precipitano in strada e le guardie di confine sono costrette ad aprire i checkpoint.